Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Siamo riuniti nella gioia, fratelli e sorelle carissimi, nel momento in cui viene esposta alla pubblica venerazione l'immagine santa Maria venerata sotto il titolo della Madonna di Fatima. Questa immagine sta a significare quanto forte e vitale sia il vincolo che unisce la Beata Vergine al Cristo e alla Chiesa. Maria, infatti, era Santa Madre del Verbo fatto uomo, icona del Dio invisibile, ed è essa stessa immagine, tipo e modello della Chiesa, immagine nella quale la Chiesa contempla con gioia il pieno compimento di ciò che desidera e spera di essere, il tipo in cui riconosce la via e la norma per una perfetta unione con Cristo, il modello a cui la Sposa di Cristo si ispira per l'adempimento della missione apostolica. Con animo devoto e filiale partecipiamo insieme a questo sacro rito. Animati dalla fede in Cristo Salvatore che si è degnato di nascere da Maria Vergine, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Salvatore del mondo, che nella tua potenza redentrice hai preservato la madre tua da ogni colpa, liberaci da ogni peccato, preghiamo. Redentore nostro, che hai fatto della Vergine di Nazareth la dimora della tua presenza e il santuario dello Spirito Santo, edifica anche noi in tempio vivo del tuo Spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sacerdote sommo ed eterno, che hai voluto Maria accanto a te ai piedi della croce, per le sue preghiere donaci la gioia di comunicare alla tua passione, preghiamo. Redentore, che hai assunto con te nella gloria in corpo e anima la madre tua, fa che cerchiamo e gustiamo le realtà del cielo, preghiamo. Signore del cielo e della terra, che hai posto come regina alla tua destra la Vergine Maria, rendici coeredi della tua gloria. Ascoltaci.